Ciao e complimenti. Un risultato che non è mai stato in discussione oggi, anche se ci è voluto un rigore per sbloccarla. Buonasera a tutti, ciao. Per noi è importante, sono 3 punti e adesso aspettiamo la prossima partita. Sei rigorista della squadra a questo punto, perché ci sono altri che possono battere i rigori. Parlo di Mann, parlo di Hernani che ne ha battuti l'anno scorso a Reggio Calabria. Sì, adesso sì, sono pronto per segnare come rigore. Ho segnato in nazionale Under 21 e adesso sono pronto. Che aspettative hai per questo campionato, dopo il bel campionato dell'anno scorso? Sì, adesso siamo di più matura, sappiamo che giochiamo meglio e siamo pronti per andare a Serie A. Ti sta impiegando, anche se a gara in corso, un pochino di più come punta centrale quest'anno rispetto all'anno scorso l'allenatore. È cambiato qualcosa o è una scelta sua per dare il cambio comunque alle prime punte? No, io sono pronto per giocare come esterno, gioco dove mister vuole e dare tutto per la nostra squadra. Prego. Hai detto poco fa, siamo più maturi. Mi è piaciuto molto questo aggettivo, cioè è una squadra quindi, secondo te, più pronta caratterialmente a recitare un ruolo importante in un campionato di vertice quest'anno rispetto all'anno scorso, da un punto di vista mentale? Sì, certo, perché adesso anche siamo più forti perché dobbiamo meglio i giocatori, anche Hernani che ha qualità e mezzala, siamo più maturi e dobbiamo dare di tutto per i nostri tifosi e per la nostra società. Dice spesso che quello che è successo l'anno scorso nella partita col Cagliari, nella doppia sfida col Cagliari, va trasformato così in energia positiva. È così? Cioè siete ancora, come dire, arrabbiati per quello che è successo e lo state così traducendo in campo questo? No, adesso pensiamo solo a questo anno, dobbiamo andare alla nostra sfida. Prego. Ciao Adrian, qua. Ciao, Ciao. tanto complimenti per l'ennesima prestazione in cui riesci a fare gol praticamente al primo pallone che tocchi. Ogni volta che ti vedo giocare mi stupisce un po' questa tua caratteristica. Sei così letale in area di rigore, hai questo killer instinct? Scusa, non capito. La domanda è complicata. Sì, per me senza differenza, io sono pronto per toccare un pallone e un gol. Solitamente lo fa il numero 9, no? Tocca il pallone al centro dell'area e lo butta dentro. Tu invece da esterno ti stai trovando bene in questa situazione di gioco. Sì, adesso sono più concentrato a questo mio nuovo ruolo e sono pronto per dare tutto. Ascolta, hai parlato di obiettivo Serie A, di squadra pronta per andare in Serie A. L'anno scorso non si diceva, no? Veniva un po' nascosta questo obiettivo. Adesso no. L'anno scorso mancano ultimi 20 minuti come prima partita contro Cagliari, ma adesso siamo più pronti. Prego. Grazie. Ciao Bene, ti chiedo qual è il tuo obiettivo personale per questa stagione? Vediamo, io concentrerò solo la prossima partita. Ti chiedo, quest'anno stai avendo dei numeri importanti, in generale nel tuo 2023, hai parlato di squadra più matura, c'è anche un Benedicciac che è cresciuto, ti senti Sì, migliorato, proprio come 2023, perché stai avendo dei numeri importanti. ho cresciuto tanto, anche questo è il mio secondo anno come giocatore esterno, sono contento per giocare con la nostra squadra. Nel primo tempo avete avuto più difficoltà che nella ripresa e in effetti il gol è arrivato un po' su un'azione casuale. Sì, è normale perché loro giocano bene, anche noi bisogna aspettare un po', e fatto primo gol, e secondo tempo è più meglio di primo.
avevate preparato la partita, ti aspettavi un avversario così o un avversario che giocasse meno, come in effetti ha dimostrato il Federalpi? Non capisco. No, è un po' diversa. Ti aspettavi un'altra squadra? Sì. Cioè una squadra più chiusa? Sì, perché io penso che loro giocano come l'anno scorso su Tirol, esatto. 11 calciatori e difesa, ma io ho visto che loro giocano bene con palla e sì, questa squadra è meglio di la prossima come su Tirol. Per voi è un vantaggio? Sì. Grazie. Grazie. Ciao, buona serata. Ciao.